corrisponde appieno anche ai requisiti di dignità della persona che viene ospitata. Abbiamo constatato che vengono organizzati con regolarità e con evidenza anche corsi di insegnamento della lingua, perché i centri non si devono occupare soltanto del vitto e dell'alloggio, ma anche di una serie di servizi che fanno parte del capitolato di gara, che sono servizi legati all'insegnamento della lingua, servizi legati al supporto giuridico, supporto sanitario. E devo dire che nel centro di Tavernola può essere anche annoverato tra gli esempi positivi di accoglienza. Per quanto riguarda invece il centro temporaneo che è stato predisposto, in risposta a un altro tipo di fenomeno, quindi non persone non richiedenti asilo, quindi entrati nel sistema di accoglienza, ma un sistema che è legato ai cosiddetti transitanti, cioè persone che desiderano andare a organizzare il proprio sistema di vita in altri paesi europei e non nel nostro paese. Abbiamo riscontrato anche una presenza consistente di minori non accompagnati e di donne, e quindi io reputo di dover in questa sede esprimere un plauso per quanto riguarda l'organizzazione efficiente che è stata gestita in così breve tempo, perché 2 mesi per definire un campo ordinato dove vengono ospitati appunto un numero molto alto di minori, tra l'altro molti non accompagnati, di donne, effettivamente una risposta che lo Stato ha dato per garantire anche una dignità a queste persone che molto spesso sfuggono anche da situazioni difficili, perché se guardiamo alle nazionalità è molto alto il numero di eritrei, persone che sfuggono da fronti di guerra, quindi non possiamo parlare in alcuni casi soltanto di migranti economici.